Eccoci qua, dopo aver dato uno sguardo esterno cominciamo ecco, la visita dell'abitazione nella parte interna soprattutto. Ricominciamo sempre da questo, dalla facciata soprattutto, questo è poi un portico che ci accoglie direttamente all'interno, vivibile per l'estate. Un'ottima abitazione insomma, questo è il portone perfettamente curato in legno che ci accoglie direttamente dentro all'interno della proprietà. Eccoci qua. Allora, questa è poi tutta la panoramica del salone. Diamo uno sguardo veloce. Qui possiamo notare direttamente il camino, perfettamente funzionante. L'illuminazione è ottima perché vi garantisco, ecco, se sono fatta una certa ora, ma comunque abbastanza luminosa. Questa è la cucina. Diamo un altro sguardo veloce alla parte interna del salone che ci dà l'accesso direttamente poi a questo bellissimo e vivibilissimo comunque terrazzo. Qui praticamente ecco c'è questa parte e poi si sviluppa in questa maniera insomma. Riprendiamo la visita dal terrazzo e ecco da questa parte soprattutto molto vivibile possiamo notare tutta questa visuale, insomma, veramente un'oasi di pace. Lì c'è pure la porta che esce fuori da qua la camera. Per la camera da lei, vedete ecco tutte le inferriate, insomma. Riprendiamo la visita dal terrazzo e ecco, da questa parte soprattutto molto vivibile, possiamo notare tutta questa visuale, insomma, veramente un'oasi di pace. Lì c'è pure la porta che esce fuori da qua la camera. Per la camera da lei, vedete ecco tutte le inferriate, insomma, premesso che è una zona molto ma molto ma molto tranquilla, però insomma c'è chi le mette. Poi insomma ecco rientriamo direttamente all'interno dell'abitazione, andiamo a notare ecco dopo aver dato uno sguardo alla zona giorno, andiamo sulla zona notte. Qui possiamo notare un primo bagno sempre in perfette condizioni, come potete notare, vivibile con la vasca. Successivamente ecco una camera da letto, quella è l'uscita di cui ci parlava il proprietario direttamente poi sul terrazzo esterno. Qui c'è un armadio abbastanza importante. Questa è una seconda camera da letto, sempre con la finestra, un piccolo studio. Ovviamente questa forse è una camera esposta a nord. Uno studio molto utile per qualsiasi evenienza. Ritorniamo indietro e attraverso questa scaletta qui possiamo notare ecco anche i termosifoni, per premesso e fermo restando che qui comunque le utenze sono tutte completamente allacciate. Dall'acqua che c'è un doppio sistema, oltre all'acqua diretta comunque del comune, c'è anche un pozzo che irriga direttamente poi tutta quanta il terreno, il gas e la fognatura, la fossa biologica per modo di dire. Questa è una camera veramente molto carina, secondo me è una suite, insomma. Questa è l'affaccio direttamente ecco da dove siamo entrati noi, veramente una pace. Una pace senza uguali, insomma. Poi questa è, come ripeto, la cameretta. Questo è un bagno interno, sempre come potete notare con una doppia finestra, una e due in perfette condizioni. Ritorniamo all'interno. C'è coso pure lì a doccia. Sì, ci diceva il proprietario, qui c'è la doccia, infatti, che non notavo. La vediamo direttamente adesso. Perfetto, quindi una doccia, sono due bagni, rientriamo direttamente nella parte sottostante e andiamo a vedere poi la taverna. Partiamo dal salone e andiamo a vedere direttamente la scalinata che ci accompagna poi sulla taverna, che è parte divisa in garage, parte intercapedine che gira tutto intorno a casa, quindi un sistema di coibentazione ottimo. E parte comunque tra virgolette adattata all'abitazione, come questa parte che vediamo, questo piccolo disimpegno, questo bagno
Il terzo bagno che forse ecco. Guarda, c'è pure questo. Esatto. Forse è il più grande, come possiamo notare. Ritorniamo direttamente ecco, sul disimpegno d'ingresso. Notiamo ecco, una seconda cucina, quindi ottima anche per, non so, per qualsiasi siano le evenienze. Qui c'è tutto questo piano perfettamente curato. Rientriamo direttamente poi sulla parte di sotto e possiamo notare tutta questa parte, ecco, questo vano enorme con questo camino veramente. Enorme che è ottimo. Faccio braccialette o qualche cosa del genere, eh? Allora, eccoci qua. Poi attraverso questa porta, qui c'è una porta che anzi che comunque voi non vedete, ma la vedo io e ve la farò vedere, che è questa qui che ci accoglie direttamente poi al garage. Ma noi comunque ecco, usciamo direttamente e vediamo quella che è la porta che ci accoglie poi sull'esterno, cioè sul parcheggio dove noi siamo entrati nella parte esterna. C'è il cane che ci raccompagna un'altra volta. Noi andiamo direttamente ecco da quella parte e su quella porta che noi abbiamo visto Detto. nella parte retrostante alle abitazioni, e questo poi è tutto il garage vivibilissimo, anzi non vivibile, ma anzi comunque secondo me c'entrano tranquillamente buone tre macchine. Questo è tutto l'intercavetine che isola direttamente la proprietà. Il proprietario ecco ci ha messo tutto il sistema di illuminazione per renderlo e adattarlo a cantina. Ritorniamo poi su quello che è il garage, andiamo a vedere l'altro vano di cantina, e con quest'ultimo parte ecco ritorniamo su quello che è l'esterno. Andiamo a rivedere con l'accompagno tra virgolette del cane, andiamo a vedere quello che è tutto quello, il piazzale insomma, che poi dà sulla parte sottostante. Io vorrei dare uno sguardo molto veloce a quello che è il terreno, che secondo me appunto oltre all'abitazione è il punto forte di questo immobile, una zona verde tranquilla, molto collegata, come ripeto, è vicinissima alla Salaria. Dopo uno sguardo ecco molto veloce a quello che è l'esterno, è una panoramica retrostante all'abitazione, vi do appuntamento alle visite.